Almeno 31 persone sono rimaste uccise e altre 94 sono state ferite nell'attentato avvenuto a Urumqi, capitale della regione musulmana di Xinjiang, nell'ovest della Cina. Delle bombe sono state lanciate tra la folla dagli occupanti di due auto, una delle quali è poi esplosa. Testimoni hanno riferito di aver visto fiamme alte quanto un palazzo e di essere fuggiti, terrorizzati. Il Xinjiang è una zona molto popolosa del paese, con circa 19 milioni di abitanti, teatro da 5 anni di un crescendo di violenze a sfondo etnico. Pechino accusa degli attentati gruppi estremisti legati all'Internazionale Islamica del Terrore. L'attentato è stato definito un atto terroristico nel cuore di una regione dove una parte della popolazione rifiuta la tutela di Pechino. La Cina ha denunciato negli ultimi mesi una serie di attacchi messi a segno da parte dei militanti separatisti.